Il 5 marzo scorso il Senato ha approvato la legge per l'istituzione di una commissione d'inchiesta bicamerale sul caso Forteto. Un fatto molto importante. Voi che avete ascoltato questa storia sapete quanto ancora rimane da raccontare, soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra la politica e Rodolfo Fiesoli, il fondatore del Forteto. Le domande sono sempre le stesse. Ma davvero nessuno sapeva? E chi sapeva, perché non ha fatto nulla? Perché, nonostante le condanne, lo Stato ha continuato a finanziare il Forteto e ad affidargli i minori? Domande che non hanno mai trovato una risposta chiara. E spero che questa sia la volta in cui finalmente, chissà, si decida a parlare. Oggi però vorrei anche raccontarvi un'altra storia, anzi invitarvi ad ascoltarla. Assieme ad un collega, Antonio Cristiano, ho lavorato in questi mesi ad una delle storie di cronaca nera più buie d'Italia, il caso delle bestie di Satana. Molti di voi associeranno a questa vicenda delle emozioni ben precise, la paura prima fra tutte. Ecco, almeno per me è stato così. Ero solo un ragazzino quando in TV vidi per la prima volta le facce di quei ragazzi, di quei satanisti, come diceva la TV. E io da quelle facce ero terrorizzato. Ecco, non vi nego che in parte quella paura si è fatta di nuovo avanti. Insomma, raccontare questa storia non è stato facile. Ma perché farlo allora? Beh, intanto perché non è stato detto tutto. Io e Antonio siamo stati in tribunale e in procura per recuperare il fascicolo di questo caso e ci siamo sforzati di rileggere le carte per tirare fuori ciò che è rimasto sepolto. Ma poi la verità è che noi delle bestie di Satana non sappiamo davvero tutto. Le vittime ufficiali, ad esempio, sono 4, ma potrebbero essere molte, ma molte di più, ed è su queste che ci siamo in parte concentrati. Persone sparite nel nulla. Tutte negli stessi anni, tutte nella stessa zona, tutte giovanissime, tutte che avevano incrociato lungo la strada quei ragazzi che si facevano chiamare le bestie di Satana. Il podcast si chiama Bestie. Oggi sono fuori le prime due puntate. Mi raccomando, lasciate un voto, seguite la pagina e attivate la campanellina. Grazie.